Non so, a me sembra un'ingiustizia che il signor Parker debba sopportare tutto questo. In questi duelli verbali qualcuno finisce sempre umiliato nel modo più infame. Speriamo che non sia lui. L'imprenditore navale Theo Martyrakis accusa l'ambasciatore di Santa Juliana, il signor Thomas Parker, di aver attentato alla sua incolumità fisica. Che ci fai, pelato in TV? Sta difendendo il buon nome e l'onore di Santa Juliana, qualcosa che suo cugino ha pensato bene di distruggere e di infangare. L'autista non è qui, perché è di quelli che tirano la pietra e nascondono la mano. È un ignobile, spregevole codardo. Codarda? Ha dato della codarda a me? E quindi ormai non c'è più nulla fra te e Nicolas? Nulla, nulla, non c'è più nulla. Non provo nulla con lui, non ci lega nulla. Ne sono felice. Felice? Perché? Beh, perché... se sei completamente libera, mi piacerebbe, non so, invitarti a cena uno di questi giorni. Domani? Questa è una foto recente di Cecilia e questa sono io alla sua età. Vi somigliate molto. Più di quanto credessi. Che cosa? Non so che cosa fare. Le ho detto che è proibito. Zitto! Piantala di difendere quell'energumeno. Perché non l'hai portato? Perché non si fa vedere? Sono qua, Marmellakis, eccomi qua! Nicolas! Sono qui! Guarda! Il campo è tutto quello che serve per difendere il suo onore! Lei se lo merita! Su, per favore, una sedia per l'autista! Sì, adesso mi sentirete! Fammi bello, bionda! Hai uno succhio di diverso, come un barlume di umanità nello sguardo, possibile? No, no, sono sempre uguale. No, 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 sei diverso. Sarà che questo incontro con tua figlia ha risvegliato dei sentimenti che sembravano addormentati? Ai! Ai! Vai, è la tua occasione di fare la mamma. Muoviti, va da lei. Io ho un problema... un problema di memoria causato da uno shock. Era bene, sofferto per amore. Ecco, l'ho detto. Lo sapevo, sei stata tu a spezzargli il cuore. Io non mi vergogno di dire che io... Nicolas Sabano, ho sofferto tanto per amore. Vicky, io non capisco perché tu abbia lasciato Nicolas. Ma lo sai quanto è raro al giorno d'oggi un uomo come lui? Lupe, ci sono delle questioni private che non conosci e tu smettila. Ma sono private. Così gravi? Perché Nicolas sta aspettando solo un'altra occasione. No, no, come un'altra occasione? No, 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 lei ha già avuto la sua occasione e ha già fatto abbastanza danni. Ora è il mio turno e io darò a Nicolas l'amore che lei non gli ha saputo dare. Sai che Cecilia ha una mamma del cuore? Sì, Nini. Vuoi essere il mio fratello del cuore? Certo che voglio, Chama. Fratello del cuore per sempre. Così, vero? Bene. Brucerà un po'. Sì, però faccio da sola, grazie. Ecco. Soffiamo sul ditino, che dici? Sì. Dici il tuo nome e da dove stai chiamando? Roxana da Clemole. Nicolas, ti adoro. Quell'oca che ti ha mollato non sa nulla della vita. Io sì che posso farti felice. Grazie. Oh, Nicolas, non ci posso credere. Mi mandi un bacetto. Eccoti il bacio, Roxana. Sono così felice! E vissero tutti felici e contenti. Abbiamo girato per tutta la città, però ne valeva la pena. Era il minimo che potessi fare per mia sorella, no? E poi forse anch'io ho un po' di colpa se Tony se n'era andato, no? Va bene, sì, l'ascolto. Nini, io credo che quello che è successo tra di noi, quel bacio, sia stato senza dubbio... Come finisce la frase? Quello che è successo tra di noi è stato... meraviglioso. Quanto di più bello, meraviglioso, stupendo mi sia successo in tutta la mia vita.